È stata sicuramente una notte molto emozionante, è venuta fuori una vittoria che per la classifica invece sa tanto di sconfitta. È stata una notte in cui il Trapani ha dato il meglio di sé, in cui il Trapani ha dimostrato ancora una volta di essere la migliore squadra possibile. A una giornata dalla fine siamo aritmeticamente retrocessi. Anche se dopo il lockdown la formazione granata viaggia con una media promozione di 18 punti in 9 partite, e ieri sera è stata ancora una volta la fulgida dimostrazione di come questo gruppo di castori sappia veramente gettare il cuore oltre l'ostacolo. Il vantaggio con il tracciante di Grillo, il pareggio forse con il primissimo errore di Carnesecchi della stagione. E poi solo Trapani con il cambio di moduli, il cambio di giocatori, con Castori espulso, con due rigori sacrosanti negati, Castori sugli spalti che continuava a gridare Luperini vai dentro e Luperini lo ha ascoltato e sulla linea ha buttato dentro quel pallone per quei pochissimi trapanesi che eravamo al Curi ieri sera. È stato toccare il cielo con un dito, anche se poi dopo pochi secondi abbiamo letto sul telefono l'app e capito che dal punto di vista matematico era arrivata la retrocessione in C. Inutile sottolineare quanta amarezza provochi tutto questo, quanto la società debba fare un mea culpa per quello che sta accadendo. È quasi inaccettabile che per ragioni che nulla hanno a che fare col campo e col meraviglioso comportamento di questi ragazzi debba essere arrivata questa retrocessione. E adesso rimaniamo chiaramente attaccati alla speranza che il collegio di garanzia del CONI, nel giudizio definitivo che speriamo avvenga ovviamente entro venerdì, possa restituire almeno uno dei due punti che sono stati sottratti alla classifica della formazione granata. Rimaniamo attaccati a questo e in ogni caso rimaniamo grati a Castori, a tutti i giocatori per quello che hanno fatto durante questo pezzo di stagione, in cui le colpe della società sono veramente gigantesche, sia nella gestione tecnica che poi per tutto quello di cui abbiamo appena parlato, nell'epilogo della classifica, almeno per quello che è oggi. In ogni caso, venerdì prossimo per l'ultima contro il Crotone, questi ragazzi e il loro allenatore meriteranno un applauso straordinario.